1-0, Nicola Guazzantani, numero 2, Simone Di Pietro, numero 3, Mattia Pavigli, numero 4, Valerio Costa, numero 7, Stefano Borsato, numero 8, Riccardo Maragoli, numero 10, Nathan De Souza Pereira, numero 16, Marco Luzzardi, numero 34, Mattia Cappella, numero 77, Nicola Bastoni, numero 91, Giorgi Sirakov, e con numero 22, il nostro capitano Mattia Sarimpanti, allenatore il signor Renato Sabatino, assistente Gabriele Marini. Come di consueto, prima dell'inizio della gara, l'inno di Mameli. Buonasera amici sportivi collegati dal canale Twin Sebastiani, vi ricordiamo www.twinsebastiani.it, twinsebastiani.com per seguire gli eventi sportivi della zona. Oggi siamo in diretta al Palasport Comunale di Porto Sant'Elpidio di Via Ungheria per commentare l'incontro valevole per la terza giornata di ritorno, campionato Serie B Girone C, fra Porto Sant'Elpidio Basket e Ozzano. La gara è iniziata, il primo tiro è stato di Sirakov, corto rimbalzo offensivo di Sagripanti per Porto Sant'Elpidio, ma ancora 0-0, nulla di fatto. Chiedo scusa, il primo tiro di Valerio Costa e compone il quintetto insieme a Sagripanti, Bastone, Borsato e Malagoli. Dall'altra parte risponde la formazione ospite, formazione emiliana, che occupa l'ottavo posto in classifica, quindi attualmente in zona playoff, e che va a sbagliare in questo momento con il pivot Crespi. Dall'altra parte subito Borsato per Costa, Sagripanti, il frontale da tre di Malagoli a segno. Chiusolo, playmaker per la formazione ospite, che ha scambiato con Folli, Iattoni, Mastrangelo il suo palleggio, palla sotto per Crespi a segno. 3-2 il punteggio. E ora Borsato in palleggio che supera la metà campo. Chiama lo schema, Valerio Costa ora in possesso di palla, il palleggio del playmaker numero 4, lo scarico fuori per Bastone, finte di Bastone, la partenza e subisce il fallo. Fallo da parte del numero 13, Iattoni, primo fallo sia personale che di squadra. Porto Sant'Elpidio Basket che si trova ormai a giocare 13 finali nel tentativo di evitare quantomeno l'ultimo posto in classifica. Dall'altra parte una formazione anche sorprendente, quella dello Zano, che è partita fortissimo in campionato. Intanto arresto e tiro con un elegante step back di Borsato,
5-2 per i padroni di casa. Dicevamo, formazione di Ozzano che è in piena lotta playoff, una squadra che si avvale di lunghe rotazioni. In questo momento va a pareggiare i conti con un tiro da tre punti il numero 11 Mastrangelo, uno dei molti giovani della formazione in casacca rosso-azzurra. Fallo intanto su Sagripanti commesso da Chiusolo, secondo fallo di squadra per la formazione emiliana, rimessa in zona d'attacco affidata a Sagripanti. Oggi direttore di gara sono Naftali di Peccetto Torinese e Falcetto di Clavier. Passaggio intercettato quello di Borsato e può ricominciare in attacco Lozzano, e a sua volta Sagripanti capisce tutto, recupera, riesce a servire Borsato, da Borsato a Costa, azione d'attacco per Porto Sant'Epidio, sotto imposta Malagoli, sfrutta il mismatch, viene stoppato da Crespi ma poi recupera la palla e segna. Non si perde d'animo il pivot di origine modenese, riesce a trovare questi importanti due punti. In attacco ora Ozzano con Mastrangelo, sotto per Crespi, gran palla per numero 10 Chiusolo che appoggia a canestro, taglio vincente, bastone per Borsato, sotto ancora Malagoli, Malagoli marcato sempre da Crespi, si gira di destro e assegno, semigancio, si arrampica sul ferro, 9-7 Porto Sant'Elpidio, 6-50 dal termine. Percentuali alte in questo inizio d'incontro. La parte dentro Iattoni ancora per Mastrangelo, Mastrangelo, la penetrazione di Mastrangelo, scarica fuori per Folli, Folli fuori per Crespi da tre punti, ci prova, lungo rimbalzo di Malagoli che controlla con difficoltà ma subisce una carica. Il fallo è proprio di Mastrangelo, terzo fallo di squadra per la formazione emiliana. Ricordiamo al secondo anno consecutivo. Attenzione però, errore in rimessa da parte di Costa, disattenzione fatale, bomba di Mastrangelo che significa più uno ospite. A Valerio Costa è letteralmente sfuggito il pallone di mano nel momento di effettuare la rimessa in gioco. Tanto Borsato, Costa sotto ancora a Malagoli, Malagoli fuori per bastone, va da Sagripanti, in angolo Borsato, ancora Sagripanti, ci prova da tre punti, Mattia corto, rimbalzo per un attimo controllato il bastone, poi si tratta di una contesa, il possesso alternato indica palla Ozzano e quindi si ripartirà con rimessa in gioco per la formazione ospite. Dicevamo, secondo anno consecutivo in Serie A per la società New Flying Balls Ozzano, la cittadina dell'Emilia, provincia di Bologna, che negli anni 90-2000 aveva già militato nel terzo campionato nazionale con la polisportiva Gira, e ricordiamo le sfide intense negli anni passati proprio qui sul parquet di Porto Sant'Elpidio. Intanto viene chiuso Crespi dalla coppia Malagoli-Sagripanti, ottimo intervento difensivo, palla però che termina fuori, rimessa in zona d'attacco con appena 6 secondi da giocare per Ozzano. Se ne incarica proprio Chiusolo, playmaker oggi partito titolare, palla sotto per Iattoni, il movimento di Iattoni, il tiro è lungo, rimbalzo di Sagripanti, c'è un fallo. Il fallo è proprio di Crespi, il pivot ospite che cercava di arpionare il rimbalzo in attacco. Quarto fallo di squadra per Ozzano, è già in bonus. Altra parte bastone da tre punti, ci prova, la palla non va, poi rimbalzo di Sagripanti, lotta come un leone, Borsato, controllo difettoso, poi con l'aiuto di Costa riesce a ricominciare il tema d'attacco, il palleggio di Borsato, mismatch, c'è Crespi, palla ancora da tre per bastone, ancora impreciso, stavolta rimbalzo è controllato in qualche modo Malagoli e da Sagripanti si lotta, palla fuori, Borsato riesce a tenere viva la palla, poi recupero di Ozzano che se ne va in contropiede ad appoggia, azione davvero concitata, il numero 15 Folli ha finalizzato questa azione in cui Porto Sant'Elpidio è riuscito a recuperare due volte la palla ma poi non è riuscito a mantenere il possesso per la terza azione d'attacco consecutiva. Intanto bastone, il frontale di Malagoli, cortissima, ancora Sagripanti va a recuperare, però non c'è nessun compagno. Mastrangelo può servire Chiusolo, Chiusolo ancora per Mastrangelo, penetrazione di Mastrangelo,
gran movimento e appoggio di sinistro, c'è subito time out a 4.35 al termine della prima frazione di gioco, quel punteggio di Porto Sant'Elpidio 9, Ozzano 14. Parziale favorevole ad Ozzano, e per cui coach Renato Sabatino ha deciso di interrompere la sfida per cercare di fermare questa inerzia che va assolutamente dalla parte ospite. Parziale, se non andiamo errati, di 6-0 per la formazione in casacca rosso-azzurra. Dall'altra parte coach Federico Grandi e cerca di catechizzare i suoi. Finora non è stato effettuato nessun cambio, dicevamo Ozzano sicuramente dispone di rotazioni maggiori rispetto al Porto Sant'Elpidio Basket, tra l'altro formazione di casa deve fare i conti con gli acciacchi del bomber principe Gheorghi Sirakov, che si è infortunato proprio nel riscaldamento dell'ultimo impegno in trasferta a Civitanova, in settimana non è riuscito a recuperare del tutto, siede comunque in panchina, chissà che coach Renato Sabatino non decida di utilizzarlo più avanti nel match. Insieme a Renato Sabatino oggi segnaliamo anche l'esordio di Gabriele Marini, nuovo assistant coach per la formazione di casa. Azione d'attacco ora da Costa a Bastone, penetrazione di Bastone, appoggia, il suo tiro viene stoppato da Iattoni e riparte Ozzano con Folli, finta di Folli, la penetrazione, poi si arresta da Iattoni ancora fuori per Chiusolo, inalterati i due quintetti, Chiusolo, difesa schierata di Possepito, arresto e tiro, poi in realtà scarica a Mastrangelo, la virata di Mastrangelo, il suo tiro, la pala sputata dal ferro, sfortunato in questo caso il giocatore ospite. Malagoli cattura e rimbalzo, serve Borsato, Borsato per Bastone, Bastone consegna a Sagripanti per Malagoli, Borsato, finta di Borsato, poi arresto e tiro da tre punti, la palla anche stavolta sputata dal ferro. Quindi situazione invariata, 14-9 vantaggio ospite, Crespi scarica in angolo, il tiro da tre sbagliato, Chiusolo però è lo stesso Crespi a controllare il rimbalzo d'attacco ed appoggiare per il più 7. Borsato, posizione di playmaker, Mastrangelo su di lui, Costa, Malagoli in post alto, gran palla sotto per Bastone che appoggia, assist di Malagoli. E meno 5 Porto Sant'Elpidio, ora Ozzano però in attacco con Chiusolo, la difesa di Mattia Sagripanti su di lui, Chiusolo deve faticare per trovare un varco però alla fine subisce il fallo, e c'è il primo cambio, probabilmente sarà un doppio cambio da parte di Ozzano. Due tiri liberi intanto per Chiusolo, esce Iattoni, entra Morara, si prepara anche Corcelli sul sedile dei cambi, dalla lunetta ora il numero 10 Chiusolo segna il primo. Segna anche il secondo ed ecco un altro cambio Zano, esce proprio il numero 10 Chiusolo ed entra il numero 12 Corcelli, che è anche il capitano della formazione ospite. Sagripanti la rimessa per Borsato, sempre la guardia di Mastrangelo su di lui, il palleggio di Borsato, Costa, finta di Costa che va a destra, arresto, poi Borsato, Borsato esita, poi alla fine ribalta su Bastone, palla in post per Malagoli anticipato da Crespi, palla fuori, soltanto 6 secondi per completare l'azione d'attacco. 2.39 al termine del primo quarto, 11 Porto Sant'Elpidio, 18 Ozzano. Rimessa effettuata, palla però rischiosa, arriva all'anticipo del numero 12 Corcelli, che riparte in palleggio e subisce il fallo di Sagripanti. Secondo fallo di squadra, Sagripanti esce dal campo, anzi no, rimane, esce Malagoli ed entra Lusvarghi, nessuna variazione tattica, quindi esce un lungo, entra un altro lungo. Sagripanti si era semplicemente avvicinato alla panchina per chiedere lumi. Crespi per
Morara, Crespi fuori per Corcelli, palleggio di Corcelli, cerca l'assist, però la palla viene toccata, finisce sul tabellone, recuperata da Borsato, il palleggio di Borsato, cost to cost, va a subire il fallo da parte, ci sembra, del numero 11 Mastrangelo. Rettifichiamo il fallo, il primo fallo è di Folli che esce proprio lui ed entra con il numero 24 Galassi, altro giovane della formazione emiliana. Dato che Ozzano in bonus, ci saranno due tiri liberi per Borsato, segna il primo. Secondo tentativo dalla linea della carità per la guardia di origine trevigiana. Segna anche il secondo, riporta la propria squadra a meno 5. E ora in posizione di playmaker va Corcelli, Morara, Mastrangelo. Ancora Morara, il palleggio di Morara va sotto da Crespi. Crespi, il palleggio si gira, perde quasi la palla e poi alla fine la rimessa per Porto Sant'Elpidio, perché dopo aver perso palla il pivot numero 33 è andato a raccogliere la sfera proprio quando questa stava varcando la linea di fondo. E dopo questa azione esce ed lascia spazio a Luigi Dordei, giocatore che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, il veterano di questa squadra, tanti anni di Serie A per lui. Borsato intanto, penetrazione mancina, palla sporcata da Corcelli, esce la sfera e ci sarà rimessa in zona d'attacco per Forza del Pidio con 11 secondi da giocare. La situazione è la seguente: a 1.43 al termine del primo quarto, Porto Sant'Elpidio 13, Ozzano 18. Rimessa effettuata, Lusvarghi trova Borsato, palleggio di Borsato, penetra, arresto e finta di tiro poi per Bastone, che finta il tiro da tre, va invece ad arrestarsi e tirare dall'interno del pitturato, trova però solamente il ferro. Riparte Ozzano, subito la rotazione, attenzione, Bastone riesce a recuperare la palla persa da Mastrangelo, penetrazione di Bastone che subisce la stoppata fallosa però da parte di Mastrangelo. E quindi avremo altri due tentativi dalla lunetta per Porto Sant'Elpidio, questa volta con Nicola Bastone. Esce proprio Mastrangelo, autore dell'ultimo fallo, e rientra Chiusolo. Primo tentativo di Bastone, la palla entra danzando sul ferro, meno 4. Secondo libero per Nicola Bastone, anche questo corto, però stavolta il ferro non sorride all'ala ligure, per cui situazione invariata. Ozzano in attacco con più 4, Galassi in palleggio, non riesce a trovare nessun compagno, trova Dordè, da Dordè ancora Galassi, Galassi la sua partenza, arresto e tiro dalla lunetta, non va, rimbalzo di Lusvarghi e apertura per Costa. Costa in palleggio, accelera, esita, Lusvarghi fuori per Borsato, Borsato arresto e tiro dai 5 metri, non va, Lusvarghi lotta al rimbalzo, non riesce però a controllare la sfera e ci sarà rimessa da partire dalla difesa per Ozzano. C'è effettuata da Corcelli per Chiusolo. Chiusolo, arresto e tiro da 3 punti, non va, rimbalzo di Bastone. 35 secondi da giocare. Borsato, Bastone, ancora Borsato. Frontale Lusvarghi, Bastone consegna a Mattia Sagripanti, Sagripanti il suo palleggio, finta il passaggio, poi va a tirare da 3 punti, no? Attenzione, la palla controllata con difficoltà da Ozzano, che però prontamente riesce a proteggere la sfera e ripartire con prima Galassi e ora Chiusolo. Galassi ancora, palla sotto per Dordei, movimento sul piede perno, anzi scusate, Morara. Morara, il suo movimento sul piede perno induce Sagripanti a commettere il secondo fallo personale, terzo di squadra per Porto Sant'Elpidio. Semplice rimessa d'attacco per Ozzano. Chiusolo riesce a trovare Corcelli, Lusvarghi su di lui, il tiro di Corcelli con le mani in faccia di Lusvarghi, trova un gran canestro.
proprio allo scadere, una bomba pesantissima allo scadere del primo quarto che porta la formazione ospite a più 7. Porto Sant'Elpidio 14, Ozzano 21. Ecco che appena suonata la sirena che sancisce l'inizio del secondo quarto, rimessa a favore di Porto Sant'Elpidio con Costa che ha servito Borsato. La marcatura di Corcelli su di lui, sotto c'è Lusvarghi che non riesce a controllare la palla perché sta in pratica cadendo all'indietro e per evitare di terminare fuori alla fine la butta in mezzo dove ci sono solo giocatori di Ozzano. E la formazione ospite è la prima a sbloccare la situazione in questo secondo quarto con il primo canestro di Gigi Dordei ed è anche massimo vantaggio, più 9. Lusvarghi riesce a eludere il controllo di Dordei, appoggia a canestro. Primi due punti anche per Marco Lusvarghi, situazione di 16, Porto Sant'Elpidio 23, Ozzano. Ospiti a più 7 e palla in attacco, Corcelli, il blocco di Dordei, la va sotto da Morara che si gira in qualche modo, non riesce a trovare il canestro, viene stoppato poi da Lusvarghi e Balilli che è entrato a sostituire Sacripanti, usato per Balilli, Costa va sotto da Lusvarghi. Lusvarghi riesce a ricevere il passaggio di Costa, subisce il fallo di Dordei. Primo fallo di Dordei. Rimessa in zona d'attacco per Porto Sant'Elpidio. Da Costa a Lusvarghi. Lusvarghi parte in palleggio. Cerca un tiro molto complicato, sì. Complica letteralmente la vita e può ripartire velocemente dall'altra parte Ozzano, la bomba di Corcelli da distanza siderale, prende il secondo ferro e Balilli riparte, scambia con Costa, Lusvarghi, Borsato, finte di Borsato, il palleggio di Borsato fuori per Bastone, Valerio Costa palleggia, penetrazione di Costa, subisce fallo e segna, canestro valido e fallo del numero 24, ci sembra Galassi. Canestro per Costa, 18° punto, Porto Sant'Elpidio e tiro libero aggiuntivo. Valerio Costa completa il gioco da 3 punti e riporta la formazione di casa a meno 4. 19 Porto Sant'Elpidio, 23 Ozzano. 8:20 da giocare in questo secondo quarto. Morara, Dordei, Corcelli, Borsato su di lui. Ecco Galassi, palleggio, arresto e tiro di Galassi, lungo, rimbalzo, tranquillamente controllato da Lusvarghi, apertura per Borsato, palleggio di Borsato, le finte, cambio di direzione, Lusvarghi, consegna a Costa, parte in palleggio Costa, la sua penetrazione, poi va fuori da Bastone, Bastone in allontanamento, finta, passo in croce, sbaglia, peccato, era un bel movimento, ma c'è Lusvarghi che riesce a controllare il rimbalzo in attacco. C'è nella contesa il fallo ravvisato a Dordei, non sembrano d'accordo i giocatori di Ozzano né per il fallo né per il giocatore a cui è stato comminato questo fallo. Fatto sta però che c'è rimessa in zona d'attacco per Porto Sant'Elpidio, nel frattempo è uscito Bastone, è rientrato Malagoli che riceve palla dalla rimessa, la dà Balilli, Balilli per Borsato. Borsato, la partenza di Borsato, poi scarica fuori, tiro da 3 punti frontale di Costa, corto, stavolta il rimbalzo è di Dordei, ottimo lavoro in taglia fuori della difesa emiliana, chiusolo, Balilli, a uomo su di lui, Galassi, Morara, Dordei, va per linee perimetrali, ancora Ozzano, poi cerca sotto Morara, la partenza di Morara che perde palla, recupera Costa e riparte Borsato, rallenta il gioco, da Costa sotto per Lusvarghi, su di lui Morara, Lusvarghi cerca di farsi largo sotto canestro, subisce il fallo del numero 9 ospite e c'è sospensione richiesta da New Flying Balls Ozzano.
7:07 da giocare, Porto Sant'Elpidio 19, Ozzano 23. Ci sarà verosimilmente alla ripresa l'occasione per Marcus Varghi dalla lunetta di accorciare le distanze. Vediamo intanto che coach Renato Sabatino cerca di dare le giuste indicazioni ai suoi per cercare di restare in scia alla formazione ospite e giocarsela fino alla fine. E come detto, data la non eccessiva profondità della panchina e soprattutto l'assenza probabile di Sirakov per infortunio, e questa è un'impresa veramente ardua. Dall'altra parte abbiamo una formazione dalla panchina decisamente lunga, che però ha come handicap odierno il fatto di aver commesso già diversi falli. Nel frattempo la gara può iniziare, vi diciamo velocemente qualche risultato. Gli altri campi, cioè Civitanova più 11 esterno a Teramo, Chieti più 1 interno con Piacenza, Senigallia nel derby è avanti in casa più 11 con Iesi. Nel frattempo Luis Varghi sbaglia il primo dei suoi tiri liberi. Perfetta parità fra Ancona e Rimini. A Monteranaro più 1 il vantaggio della Sutor con Giulianova. Segna il secondo intanto Luis Varghi. E più 18 già di 100 con Faenza. Intanto in attacco Zano con 3 punti di vantaggio. Corcelli, la sua penetrazione, perde palla, reclama un fallo. Poi Morara scarica fuori. Il tiro dall'angolo è sbagliato, ma c'è ancora rimbalzo e attacco per Dordei. Riparte. Chiama lo schema Corcelli. Porto Sant'Elpidio si mette a zona. Zano cerca di ordinare le idee, chiuso la sua penetrazione, fuori da 3 punti Dordei. Il tiro è completamente sbagliato allo scadere dei 24 secondi utili per terminare l'azione. E intanto c'è stato probabilmente un cambio, è rientrato Crespi ed è uscito Dordei, credo vittima di un risentimento muscolare. Dopo aver effettuato l'ultimo tiro è corso in panchina, si è steso e sta ricevendo le cure dei sanitari della propria formazione. Rimessa già effettuata da Porto Sant'Elpidio, 6:30 da giocare. Borsato, va da Costa, Costa, la partenza in palleggio di Costa, lungo linea di fondo, ancora Costa, da Luis Varghi, ci prova da 3 punti Luis Varghi, fuori misura, rimbalzo di Crespi, consegna a Galassi, da Galassi a Chiusolo, Chiusolo marcato da Balilli, va da Morara, Morara, finta di andare a sinistra, poi va a destra, la sua penetrazione, sfortunato, il rimbalzo è di Luis Varghi che da Borsato, raddoppiato, però riesce a controllare ancora in palleggio, Malagoli in post basso, palleggio di Malagoli, cerca di farsi spazio nonostante la difesa di Crespi, il tiro in allontanamento di Malagoli, la palla gira sul ferro ed esce, rimbalzo controllato da Corcelli, peccato. D'altra parte Crespi per Morara, Chiusolo, Chiusolo arresta, poi da fuori il tiro da 3, piedi per terra di Crespi, non va, rimbalzo ancora di Luis Varghi e l'apertura per Borsato. Ottima presenza di Marco Luis Varghi a rimbalzo, già si era visto nell'ultimo impegno di campionato a Civitanova dove ne ha strappati ben 17. D'altra parte da Malagoli per Balilli, la partenza di Balilli, il fallo commesso da Chiusolo. Vai Lunetta Balilli, ne approfitta Ozzano per effettuare dei cambi. Escono Morara e Galassi, entrano Favali e rientra Iattoni. Ha già utilizzato, credo, 10 effettivi la formazione ospite. Ed ecco i tentativi dalla linea al tiro libero di Mattia Balilli. Non va il primo. Secondo tiro libero per il giovane playmaker biancoazzurro, non va neanche questo. 0 su 2 per Balilli e palla Ozzano. Ha chiuso lo Iattoni, Favali, Corcelli, il blocco di Crespi. La palla in angolo nonostante l'intercettamento di Porto Sant'Elpidio, palla sporcata, però continua l'azione, il tiro quasi da disperazione di Corcelli.
ottima stavolta difesa forse del Pio, che ha costretto la formazione ospite ad un tiro decisamente difficile a lunga distanza. Borsato in palleggio per Costa. Costa cambia direzione, va da Malagoli, Malagoli per Balilli, Balilli controllo difficoltoso di Balilli. Borsato va a tiro da lontanissimo, non trova neanche il ferro, stava per scadere il tempo utile per effettuare il tiro. Questa volta cattiva gestione del possesso in attacco per la formazione bianco-azzurra. Deve fare i conti comunque con una difesa molto aggressiva della squadra in maglia rosso-azzurra. Chiusolo cerca un movimento sotto canestro, poi da Corcelli, Crespi, Favali, Chiusolo, Chiusolo ancora dalla lunetta, perde palla e c'è infrazione di passi. Palla era stata recuperata dalla difesa biancoazzurra, stava ripartendo Borsato in palleggio, stata chiamata però infrazione di passi, per cui rimessa a partire dalla difesa per Porto Sant'Elpidio, da Balilli a Costa. Scambiano i due, Lusvarghi si trova a giocare fuori, Costa, Borsato sotto per Malagoli, c'è Iattoni su lui, si gira Malagoli, gancio di sinistro di Malagoli. Festeggia in panchina anche coach Sabatino, un gran bel movimento questo di Riccardo Malagoli. D'altra parte Chiuso lo trova in angolo Corcelli, penetrazione lunga linea di fondo, cerca lo scarico, recupera un attimo Malagoli, ma poi Crespi gli sfila la palla dalle mani e va ad appoggiare a tabellone riportando i suoi più 3. Forza del Pio si è rifatta sotto a meno 1. D'altra parte ecco Borsato sotto per Malagoli. Ricezione difficoltosa del pivot bianco-azzurro, dove però c'è un fallo ravvisato agli attoni. Secondo fallo personale per l'ala numero 13 della formazione ospite. Ozzano che fa uscire il suo capitano Corcelli e fa rientrare con il numero 11 Mastrangelo. Due i tiri liberi per il pivot numero 8 in casacca bianco-azzurra. E 32 a giocare, 22 Porto Sant'Elpidio, 25 Ozzano. Rimane così il punteggio perché il primo dei due tiri liberi di Malagoli non va a segno. Non troppo preciso Porto Sant'Elpidio in questi frangenti. Fortunatamente Malagoli segna il secondo e riporta su a meno 2. Ozzano ora in palleggio con Chiusolo, su di lui Balilli che commette fallo. E possesso ancora per la formazione ospite. Vediamo chi si incaricherà la rimessa. Numero 11 Mastrangelo. Favali, altro giovanissimo. Pagliattoni poi per Chiusolo, il palleggio di Chiusolo, arresto e tiro dalla lunetta, segno. Più 4 Zano. Borsato in palleggio, va da Lusvarghi, ancora una volta sul perimetro, Lusvarghi ribalta per Costa, Costa ancora sotto da Malagoli, Malagoli palla probabilmente indirizzata fuori a Balilli ma intercettata da Crespi, termina fuori, rimessa in zona attacco con 6 secondi da giocare, ne approfitta coach Sabatino per effettuare un cambio, esce Balilli e rientra Sagripanti. Si incarica la rimessa a Borsato, Malagoli, cerca Borsato e lo trova in qualche modo, il tiro di Borsato completamente sbilanciato, riesce a inventarsi un tiro da tre che però non trova il canestro. Gestione un po' avventurosa di questa rimessa da parte della formazione di casa, è comunque riuscita ad andare alla conclusione senza trovare il canestro. Rimessa a Zano già effettuata da Favali per Chiusolo. Ora c'è Sagripanti sul playmaker numero 10 ospite, le finte, i cambi di direzione di Chiusolo, scarico per Mastrangelo, Chiusolo ci prova a frontale da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Malagoli, Costa che parte in palleggio. Costa, Malagoli, finta il tiro da tre, torna da Costa, palla sotto per Lusvarghi, Crespi su di lui, Costa, arresto e tiro da tre punti di Costa, a segno!
tiro ad alto coefficiente di difficoltà con le mani davanti dei lunghi ozzanesi. Bomba a segno e 26° punto per Porto del Pidio, che si riporta a solo un punto di distanza dalla formazione ospite. Dall'altra parte l'arresto e tiro sbagliato da Mastrangelo, la palla recuperata per un attimo da Chiusolo, poi però termina fuori la sfera e quindi ci sarà rimessa per Porto Sant'Elpidio. Esce Lusvarghi e rientra Nicola Bastone e c'è di nuovo time out richiesto da coach Grandi. Dall'altra parte lavagnette in mano anche per coach Sabatino, coadiuvato proprio a partire da questa settimana da Gabriele Marini. La coppia arbitrale in questo momento inquadrata è composta, ricordiamo, da Alex Naftali di Peccetto Torinese e Riccardo Falcetto di Clavier, sempre provincia di Torino. Ne approfittiamo per dare alcuni parziali. Teramo Civitanova 14-30, Chieti Piacenza 30-27, Senigallia Iesi 37-32, Ancona Rimini 31-28, Sutor Montegranaro Giulianova 26 pari, 100 Faenza 25-15, quindi buon parziale in quest'ultima partita quello della formazione ospite. Si ricomincia con 1 minuto e 56 secondi da giocare ancora prima dell'intervallo lungo. Porto Sant'Elpidio 26, Ozzano 27. La squadra locale si è rifatta sotto, al meno 9 è ritornata a meno 1 e ora questo possesso che potenzialmente potrebbe portare al sorpasso. Bastone, la virata di Bastone, il suo tiro a segno. 28° punto Porto Sant'Elpidio. Chiuso l'ora, in palleggio, la virata di Chiusolo, la difesa su di lui di Sacripanti. Iattoni, lo scambio di Galassi, Crespi, Mastrangelo. Chiusolo, Galassi finta di tiro, poi penetra da fuori. Crespi cerca di girarsi, Crespi in qualche modo, il suo tiro è molto difficile. Riesce in qualche modo a recuperare palla a Bastone e a servire il proprio compagno corsato, ma subisce anche il fallo, per cui il fallo è di Crespi, secondo personale. Ozzano è già in bonus, ci saranno due tiri liberi per Nicola Bastone. Il primo tentativo di Bastone a segno. Secondo libero per il numero 77, solo rete, 2 su 2, 30 Porto Sant'Elpidio, 27 Ozzano, più 3. E in questo momento la squadra elpidiense è riuscita a ribaltare le sorti dell'incontro. Ora però Ozzano attacca con Galassi, buona la sua difesa, su di lui la difesa di Costa, però Ozzano riesce a mantenere il possesso, difficile la penetrazione di Crespi che si fa largo di fisico nei confronti di Malagoli, sbaglia il primo tiro, riesce a autocorreggersi per il meno uno. Borsato intanto per Sacripanti, sotto per Malagoli, Malagoli riceve e si gira, appoggia corto, però reclama un fallo, stavolta mi era avvisato, riparte velocissimo Chiusolo. Cost to cost del numero 10 e contro sorpasso Zano, 31-30. Ora il palleggio di Costa che chiama lo schema. Isolamento per Costa. 20 secondi da giocare, 12 per effettuare il tiro. Blocco di Malagoli, arriva Costa che poi indietreggia, ancora palleggio di Malagoli, arresto e tiro da 3 punti di Valerio Costa, corto, rimbalzo controllato da Zano con Galassi, palleggio di Galassi, si gira alla lunetta da Crespi, il tiro di Crespi è corto, rimbalzo d'attacco e canestro però di Ozzano e viene segnalato valido dagli arbitri. Evidentemente il tocco in attacco è avvenuto prima del suono della sirena. 33° punto per Ozzano, 30 per Porto Sant'Elpidio, più 3 all'intervallo lungo. Gentili ascoltatori, amici sportivi, sta per
ricominciare l'incontro di basket fra Porto Sant'Elpidio Basket e New Flying Balls Ozzano, valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di basket Serie B, Girone C. La seconda parte incontro è appena iniziata, con gli ospiti in vantaggio di 3 punti, e ora il tentativo di tiro da 3 a segno subito con Iattoni, più 6 per Ozzano. Iattoni insieme a Mastrangelo, Crespi, Galassi e Chiusolo. Malagoli dall'altra parte, completamente fuori misura il suo gancio, contropiede Ozzano, chiuso alla grande da Galassi, subito parziale di 5-0 che fa seguito al 6-0 di chiusura del primo quarto, quindi 11 punti consecutivi per la formazione ospite, che ora vola sul più 8 e quasi recuperava palla a Sagripanti. Forza del piede in attacco, risponde con bastone frontale da 3 punti che ferma l'inerzia che stava andando completamente a favore della squadra emiliana. In attacco ora Ozzano con il tiro da 3 di Galassi a segno. Partenza determinata della formazione ospite, ancora più 8, 8 e 40 da giocare, bastone per Borsato. Scambiano i due, Costa, il blocco di bastone, la penetrazione di Costa, il tiro forzato, rimbalzo controllato in qualche modo da Ozzano con Crespi. Interrompe l'arbitro e va a ravvisare un fallo antisportivo, credo proprio a bastone, nella lotta a terra per controllare la palla. Secondo fallo personale. Subito time out chiamato dal coach Renato Sabatino. Il parziale di 8-3 a favore della squadra emiliana, e ora la possibilità di allungare, sicuramente un campanello d'allarme, non vuol far trascorrere altri secondi la panchina elpidiense per cercare assolutamente di trovare le contromisure ed evitare la fuga di Ozzano nel punteggio. Approfittiamo di questa pausa time out per salutare insieme al nostro insostituibile Gian Nicola Sebastiani Rossano Cappella, che ci starà credo seguendo in diretta. Un saluto Rossano da tutto lo staff, e qui ti aspettiamo e ti, Daniele, lo aspettiamo anche ai nostri microfoni come commentatore tecnico, che dici? Assolutamente sì, speriamo di riabbracciarlo presto. Nel frattempo tornano in campo le due squadre, si ripartirà con 2 tiri liberi per Ozzano e rimessa. Si incarica della trasformazione il numero 10 Chiusolo, oggi playmaker a tempo pieno, dato l'infortunio del titolare Montanari, che siede in panchina ma non è ancora sceso in campo. Segna il primo Chiusolo, più 9. 2-2. E più 10, massimo vantaggio. In appena 1 minuto e 33 secondi Ozzano ha fatto subito la voce grossa, portandosi sul più 10, 43-33. E ora la rimessa in zona d'attacco assegnata in virtù del fallo antisportivo commesso da bastone. Lo scarico di Galassi per Crespi che sbaglia, rimbalzo controllato però da Crespi e poi da Sagripanti che strappa la palla, recuperata in un primo momento dal pivot in casacca rosso-azzurra. Crespi va a commettere su Sagripanti il terzo fallo. Possesso Porto Sant'Elpidio, ma grande fatica per riuscire a controllare questa palla in difesa. Valerio Costa ricevuto da Sagripanti, su di lui Galassi, Costa per Borsato, ancora Costa, bastone, consegna a Borsato, il palleggio di Borsato, va a bastone, avvicinamento, Malagoli dai 5 metri, il suo tiro non va, rimbalzo di Mastrangelo, apertura per Galassi, Morara, Mastrangelo, Chiusolo, finta di tiro Chiusolo, ancora fuori per Mastrangelo, step back da 3 punti di Mastrangelo, il tiro non va, rimbalzo in attacco ancora per Ozzano,
e poi penetra e scarica di Mastrangelo per Morara, lunghissimo, ancora rimbalzo d'attacco però di Mastrangelo, contatto fra Galassi e Sagripanti, il tiro di Galassi non va, il rimbalzo è controllato proprio dal numero 22, capitano del Pidiense, dall'altra parte Borsato, bastone, Morara su di lui, il palleggio di bastone da fuori per Costa, Costa per Sagripanti, sotto da Malagoli, si gira Malagoli, sbaglia, rimbalzo in attacco di bastone che si gira e appoggia con un gancio di destro e riporta i suoi meno 8. Grande intensità però di Ozzano a partire da questo terzo parziale. Fallo del numero 4 Costa intanto. È il primo fallo per Valerio Costa. Fallo ci sembra subito da Galassi. Ne approfitta coach Sabatino per far riposare Riccardo Malagoli e lasciare il rientro sul parquet di Marco Svarghi. Messa in zona d'attacco Zano con Morara. Iattoni. Mastrangelo. Galassi da tre punti, la palla in un primo momento sputata dal ferro e poi praticamente risucchiata per il più 11, momento favorevole alla formazione ospite, Borsato in palleggio, Mastrangelo su di lui, bastone, bastone, difesa arcigna di Ozzano, Borsato sotto per Lusvarghi, spalle a canestro, imposta, il movimento di Lusvarghi, cerca il passo d'incrocio, appoggia e segna, azione insistita, premiata dal canestro, nonostante la ferrea difesa degli Attoni. Meno 9 Porto Sant'Elpidio con gli ospiti però che ora sono in attacco e hanno decisamente iniziato con un altro piglio questo terzo parziale. Chiusolo, evita Sagripanti, scarica in angolo da Mastrangelo, penetrazione, scarico per gli Attoni ancora per Chiusolo da tre punti, cortissimo, cortissimo il tiro del numero 10 in casacca rosso-azzurra. Se la rimessa per Porto Sant'Elpidio. Chiede tempo numero 24 Galassi per riuscire a completare l'operazione di allacciamento delle scarpe. La rimessa di Costa per Sagripanti, ancora Costa. Galassi su di lui, chiama lo schema Costa, scarica Sagripanti, bastone sul perimetro, ancora fuori per Costa, Borsato. Svarghi cerca di farsi spazio in area ma marcatissimo il lungo il Pidiense, allora è bastone che prova da tre punti, un tiro molto complicato, corto, rimbalzo trollato da Morara, riparte Ozzano ora con Galassi per Mastrangelo. Galassi ancora cerca di sfruttare il blocco di Morara, poi scarica in angolo per Chiusolo, Chiusolo ancora, ribaltamento per Morara, ottima circolazione di palla da parte di Ozzano che va al tiro da tre con gli Attoni che però sbaglia, ma c'è poi rimbalzo di attacco per Mastrangelo, molto reattivo. Attenzione a questi secondi tiri e possessi in attacco. Intanto c'è lo step back corto effettuato da Galassi, rimbalzo controllato non senza difficoltà da Porto Sant'Elpidio con Costa e Sagripanti, ora Borsato in palleggio, Lusvarghi, Costa, la partenza di Costa, scarica per Sagripanti, fuori per Borsato, il tiro da tre punti di Borsato, secondo ferro e rimbalzo di Mastrangelo che però sbaglia l'apertura, serve involontariamente Costa, ancora azione d'attacco Porto Sant'Elpidio, 4:35 da giocare, meno 9 la penetrazione di Borsato, elegante sottomano del numero 7 bianco-azzurro e canestro del 39esimo punto, 39 Porto Sant'Elpidio, 46 Ozzano, ospiti a più 7 ora in attacco, Morara, Iattoni, Mastrangelo, palleggio di Mastrangelo, cerca di sfruttare il blocco di Iattoni, penetrazione di Mastrangelo, scarico fuori di Galassi, finta di tiro di Galassi da 3 punti, ci prova, cortissimo il secondo tentativo, Chiusolo aveva conquistato il rimbalzo d'attacco nonostante la non eccessiva statura, molto bravo e reattivo, non va però il suo tentativo, la palla alla fine viene toccata da un giocatore del Pidiense per cui ci sarà rimessa in zona d'attacco per Ozzano. È uscito proprio Chiusolo, è rientrato il numero 12 capitano Corcelli, rimessa già effettuata
Piruzzano da parte di Galassi, che ha scambiato con Corcelli. Galassi, Morara, ancora Galassi. Galassi si arresta, trova Mastrangelo. Mastrangelo cerca un varco, la penetrazione mancina, viene chiuso letteralmente dalla difesa del Pidenza. La stoppata però è irregolare. Ci saranno due tiri liberi per il numero 11 in maglia rosso-azzurra. Terzo fallo di Mattia Sagripanti. Nicola Mastrangelo, primo tiro libero, sbaglia. Situazione rimane invariata, più 7, ma ci sarà il secondo tentativo per il numero 11 di Ozzano. Segna e porta i suoi 47 contro i 39 di Porto Sant'Elpidio. Sono 8 le lunghezze di vantaggio. Rimessa intanto di Borsato per Sagripanti, che riesce, nonostante il pressing ospite, a controllare la palla. Raddoppiato Borsato, bastone, la palla ancora toccata dalla formazione ospite. Pressing a tutto campo ora ordinato da coach Grandi. Con qualche difficoltà Porto Sant'Elpidio riesce a ancora a mantenere il possesso, potendo ricominciare in attacco con 15 secondi da giocare. La rimessa intanto è effettuata da Borsato per Costa, mentre Sagripanti, gravato di tre falli, è uscito per far posto a Balilli. Tiro da tre punti di Borsato, sbaglia, rimbalzo Iattoni, Mastrangelo, accelerazione di Mastrangelo, scarico in angolo, tocca bastone ma recupera ancora Ozzano. Ora c'è Corcelli in palleggio. Iattoni va in posta da Morara, tocca la palla Borsato, la manda in, oltre la linea laterale. 9 secondi per concludere l'azione d'attacco. Si incarica la rimessa Corcelli. Palla sotto, toccata da Costa e poi da Luis Varghi. Palla ancora fuori. Ultimo tocco, ci sembra, di Iattoni, che cercava appunto di contendere la palla a Luis Varghi. Quindi fallo di Iattoni, terzo fallo personale, rimessa stavolta per Porto Sant'Elpidio. Pressing ancora in tutto campo, zone press. Borsato trova sotto canestro l'altra parte Luis Varghi, triplicato addirittura, perde palla, non riesce a concludere al canestro e neppure a trovare un fallo il lungo in maglia numero 16. Intanto Iattoni scarica per Mastrangelo, solo dall'angolo, tre punti, segna e porta Ozzano sul più 11. Intanto vediamo cosa succede, i direttori di gara ravvisano un fallo. Ci deve essere stato un fallo tecnico. Va dalla lunetta Iattoni. Segna e porta i suoi più 12, massimo vantaggio. Rimessa, bastone per Costa. Balilli riesce ad eludere pressing, a superare la metà campo. Borsato, palleggio di Borsato, le sue virate, bastone per Costa, molto difficile riuscire a penetrare in area. Costa ci prova, appoggia ferro, non segna, ma ci pensa Luis Varghi a correggere a canestro, a riportare Porto Sant'Elpidio sul meno 10. 41, 4-1 a 51, 5-1 a 2:24 da giocare. Mastrangelo, intanto c'è un fallo in attacco commesso, ci sembra, da Morara, ed è proprio così. Secondo fallo personale per l'esterno in maglia rosso-azzurra. Rimessa già effettuata da Porto Sant'Elpidio, sempre pressing alto da parte di Ozzano. Borsato in palleggio per Costa. Luis Varghi fuori, frontale per bastone, penetra, virata di bastone, il suo tiro a segno. 43 Porto Sant'Elpidio, 51 Ozzano. Galassi intanto ha scambiato con Iattoni. Mastrangelo poi ancora per Galassi in angolo per Corcelli, finta di passaggio, poi tira dall'angolo a segno. Gran canestro questo di Corcelli. Il
capitano riporta i suoi a più 11, Borsato intanto raddoppiato, esita, poi riparte in palleggio, chiude il palleggio e scambia però con Costa, ancora sotto per Lusvarghi, gran palla sotto per Bastone, recupera Corcelli, poi però ci pensa Lusvarghi a mantenere vivo il possesso d'attacco, 5 secondi per tirare per Porto Sant'Elpidio, frontale da 3 punti, Costa sbaglia. In questo momento l'intensità difensiva della formazione ospite rappresenta un muro quasi invalicabile per Porto Sant'Elpidio, che si trova a meno 11. 43, 4-3 a 54, 5-4, 1-21 al termine del terzo parziale. Esce Borsato e rientra Malagoli. Alza il quintetto coach Renato Sabatino. Mentre sta per effettuare la rimessa Ozzano, viene chiamato time out. Questo terzo quarto, il parziale è di 21-13 in favore di Ozzano, che sta scavando quel solco che poi non sarà semplice ricucire per la formazione di casa. Bisogna assolutamente cercare di trovare delle contromisure giuste al pressing, all'intensità messa in campo dalla formazione ospite. Nel frattempo ne approfittiamo ancora per qualche parziale degli altri campi. A Teramo la Rossella Virtus Civitanova è avanti di 13, 50-37, Chieti Piacenza 46-43, vantaggio interno. Vantaggio esterno invece a Senigallia per Iesi nel derby è a più 2, 47-49. Stesso identico punteggio ad Ancona, dove Rimini sta vincendo di 2. A Monteranaro Giulianova mette il muso avanti, più 6 al 26esimo minuto, 51-45. Mentre a 100 i padroni di casa sono sul più 15, 45-30 nei confronti di Faenza. Rimessa intanto effettuata da Ozzano. Corcelli, autore di canestri davvero pesanti, Galassi, Crespi sotto da Corcelli, mismatch con Ballilli, palla poi toccata da Lusvarghi ma ancora controllata da Ozzano, che termina l'azione con un tiro da 3 punti che non va, rimbalzo però controllato da Crespi che sfida Malagoli, si gira e segna. Gran canestro di Crespi. Bastone supera la metà campo, consegna a Ballilli. Corcelli su di lui, da Ballilli a Bastone, ancora Malagoli dai 4 metri, il suo tiro è stoppato, Lusvarghi controlla la palla e commette infrazione di passi, pressato dal raddoppio della difesa ozzanese, non riesce neanche stavolta a trovare il fallo ed è palla persa a Porto Sant'Elpidio. Riparte Ozzano con Galassi, accelera, arresto e tiro di Galassi, corto, recupera lui stesso il rimbalzo, però non riesce a servire nessun compagno, arriva Costa sulla palla, meno 13 Porto Sant'Elpidio ora con Bastone che cerca il palleggio, spalle a canestro, scarica poi a Costa, contatto subito dal playmaker in maglia elpidiense. Rimessa in zona d'attacco con 14 secondi da giocare. Il fallo è stato di Corcelli. Costa ha servito Malagoli, Malagoli per Balilli. Da 3 punti Costa. La palla non va, rimbalzo di Mastrangelo, indiavolato, supera la metà campo, la virata di Mastrangelo. Scarica in angolo per Galassi, il tiro da 3 punti Galassi corto. Si lotta a rimbalzo, Malagoli esce con la palla in mano ma finisce qui. Il terzo parziale, il punteggio 43 Porto Sant'Elpidio, 56 Ozzano. Parziale eloquente di 23-13 a favore della formazione ospite che, come abbiamo detto in precedenza, in questo quarto ha decisamente premuto l'acceleratore. Tutto è pronto per l'inizio del quarto ed ultimo parziale qui al Palasport di Via Ungheria in Porto Sant'Elpidio.
porzione del piede, rimette con 13 lunghezze da recuperare. Costa in palleggio, Malagoli sotto per Bastone, Bastone si gira, movimento di Bastone, scarica fuori per Lusvarghi sul tiro dai 5 metri, completamente fuori misura, rimbalzo di Corcelli e finta l'apertura, poi parte velocissimo in palleggio, arriva in area, scarica fuori, poi la ottima circolazione di Ozzano, il numero 9 Morara penetra e subisce il fallo. In questo momento la formazione di casa sembra accusare un gap proprio di energie nei confronti della formazione ospite. Assegno anche il libero aggiuntivo e situazione di 59 a 43 per la formazione ospite, più 16, massimo vantaggio. Esce Balilli ed entra Borsato. Proprio Borsato che in palleggio supera la metà campo, scambia con Costa, Borsato, Lusvarghi, Borsato. Va da Costa, Costa cerca di servire in post Malagoli, il palleggio di Malagoli di sinistro, finta il tiro, poi subisce il fallo da parte del numero 9 Morara, che è andato a raddoppiare la marcatura su Malagoli. Due tiri liberi per Malagoli che in questo momento viaggia con 10 punti e 6 rimbalzi. Segna Malagoli su undicesimo punto personale. Mio realizzatore per Porzo del Pidio, Bastone, quota 14, che è anche il mio realizzatore dell'incontro, fra l'altro. 2 su 2 per Malagoli. Per Ozzano in doppia cifra, Crespi 13, Mastrangelo 12. Intanto Morara per Fogli, rientrato sul parquet. Morara ancora fuori per Crespi. Crespi palleggia, linea di fondo, cerca lo scarico in angolo per Morara, però Borsato capisce tutto, intercetta, Bastone ancora per Borsato, Borsato per Costa, Costa, Lusvarghi, guarda il canestro, il palleggio di Lusvarghi, passo di incrocio di Lusvarghi, sbaglia, va Malagoli per il rimbalzo d'attacco, non lo controlla e ci sarà rimessa per Ozzano proprio con il numero 15 Fogli, Corcelli. Palleggio di Corcelli, Morara, Mastrangelo, Bastone su di lui, cerca il pick and roll con Crespi, poi scarica fuori per Morara, il tiro da 3 punti, Morara a segno. Più 17 Ozzano, pesa come un macigno questa bomba del numero 9 in casacca rosso-azzurra. Borsato, Costa, Malagoli. Fuori per Borsato, Borsato finta, poi scarica fuori per Bastone, da 3 punti Bastone non va. Rimbalzo di Fogli. Inerzia completamente a favore della formazione ospite, Corcelli. Arresto e tiro da 3 punti di Corcelli, corto. Cercava di metterci la pietra tombale il numero 12 ospite. La palla ora è per Porto San Depito con Costa che ha dato a Lusvarghi, ancora per Costa. Difesa molto intensa quella di Ozzano, la penetrazione di Costa che fallisce e la sua conclusione. Rimbalzo di attacco era controllato da Malagoli che però ha commesso fallo, il suo secondo personale. Si è liberato fallosamente di Morava e rimessa per Ozzano con Fogli per Corcelli in posizione playmaker. Ricordiamo che oggi si sono alternati come registi della formazione ospite Corcelli e Chiusolo, play titolare Montanari siede in panchina ma è indisponibile, lo stesso modo di Sirakov per Pozzo del Pidio. Esce Malagoli, entra Sagripanti intanto per la formazione di casa. Rientra Galassi ed esce Mastrangelo per Ozzano. Rimessa intanto in zona d'attacco per Corcelli che ha subito fallo da Borsato. Galassi, Sagripanti su di lui, arresto il palleggio Galassi, Corcelli, finta di Corcelli, va a sinistra Corcelli, penetra, scarica in angolo per Fogli ma Costa riesce a deviare la linea di passaggio
rimessa ancora in zona d'attacco per Ozzano con 7 secondi per completare l'azione. Folli per Crespi, Crespi recupera Bossato, non riesce però a mantenere il possesso in campo, per cui rimessa ancora in attacco per Ozzano, stavolta i secondi scendono a 4. Corcelli per Galassi, tiro da 3 punti di Galassi, lungo, si lotta a rimbalzo, Lusvarghi in qualche modo controlla, Costa per Bastone, supera la metà campo, Borsato, il blocco di Bastone, Lusvarghi, fronte a canestro, Sagripanti ancora sul perimetro, Costa sotto per Lusvarghi, Lusvarghi, 4 metri di Bastone, la virata di Bastone, il gancio mancino, corto, rimbalzo di Crespi, Folli, Crespi, un palleggio e poi il passaggio per Galassi, Galassi per Corcelli, arresto e tiro a 3 punti di Corcelli, Lusvarghi lascia spazio, non sfrutta però l'opportunità il capitano, rimbalzo di Bossato che riparte, la dà Lusvarghi che viene però anticipato, ancora possesso per Ozzano, Morara per Corcelli, Corcelli, ottima difesa di Valerio Costa che va a beccarsi lo sfondamento, intuisce il movimento del numero 12 rosso azzurro che cercava linea di fondo, secondo fallo di Corcelli, esce Crespi e rientra Iattoni con il numero 13. Vediamo che hanno messo piede in campo 10 giocatori su 12 per Ozzano, escludendo il giovanissimo Lolli e ovviamente Montanari, che non è in perfette condizioni fisiche. Borsato per Costa, ancora Borsato, Sagripanti, Costa, Bastone, esce Sagripanti, palleggio Sagripanti ancora per Bastone, Bastone sotto per Lusvarghi che non riesce ancora a controllare il passaggio, soffrendo un contatto fisico perde l'equilibrio, Corcelli punta proprio Lusvarghi, si fa spazio in qualche modo il numero 12 rosso azzurro, c'è rimbalzo di Bastone e poi Corcelli va a recuperare la palla ma commettendo ancora fallo. E esce, entra con il numero 16 Favali. Tanto posto da Del Pidio con 5 e 48 a giocare, da Borsato per Lusvarghi, fallo di Iattoni su Lusvarghi che tenta la partenza in palleggio. Quarto fallo per Iattoni. Rimessa a Porto Del Pidio con Costa per Borsato. Palleggio di Borsato, Bastone, Costa, penetra Costa, scarica Lusvarghi, va al tiro Lusvarghi, ancora fallo su di lui, il fallo stavolta è di Morara, si accusa lui del fallo, il numero 9, quarto fallo anche per Morara e 2 tiri liberi per Marco Lusvarghi. Segna il primo, meno 16 e sblocca la situazione in attacco per Porto Del Pidio che non segnava da un po'. Segna anche il secondo, 47-47 Porto Del Pidio, 62-62 Ozzano, ospiti in attacco con 15 punti di vantaggio, un margine piuttosto rassicurante, Folli in angolo per Favali, il suo tiro è corto, rimbalzo di Lusvarghi, apertura per Costa, palleggio di Costa, cambia direzione, fuori da Lusvarghi, Borsato, Costa, controllo non semplice, Valerio Costa, cambia direzione, arresto e tiro dalla lunetta, lungo, rimbalzo, è catturato alla fine da Folli, Galassi, Morara, Iattoni, Borsato poi va su Favali, il tiro da 3 punti di Morara, non prende nulla ma recupera Ozzano, però Lusvarghi poi è il più lesto ad avventarsi sulla palla e servire Borsato, gran numero di Borsato, palleggio della schiena
e sottomano rovesciato di destro, meno 13, Porto Sant'Elpidio. E ora è proprio Borsato che difende su Folli, Morara, Svarghi su di lui. Morara consegna a Galassi. Galassi penetra. Viene ravvisato un fallo a Sagripanti. Quarto fallo personale per il capitano biancoazzurro. Nelle file di Ozzano esce Folli e rientra Chiusolo. Incarica il numero 10 Chiusolo per l'appunto della rimessa. La Favali a Morara, cioè poi fallo in attacco con la formazione ospite già in bonus. Ed è il quinto fallo per Iattoni, che deve abbandonare il terreno di gioco e rientra con il numero 33 Crespi. Ripanti intanto rimesso per Borsato, bastone Borsato, Costa, Arcigna difesa uomo di Ozzano, palla sotto per Usvarghi, riesce a controllare il passaggio e sbaglia l'appoggio a tabellone, rimbalzo di Ozzano con Chiusolo. Sagripanti su di lui, cambio difensivo, Borsato è andato poi su Chiusolo, ora però il possesso per Favali, il passaggio per Chiusolo che si palleggia su un piede. Stavolta buon esito la difesa bianco-azzurra, riconquistata la palla, 3.43 a giocare, sono però 13 punti da recuperare. Coach Grandi mette a sedere Favali e fa rientrare Mastrangelo, oggi particolarmente in palla. Costa intanto scambiato con Borsato, bastone, ancora Borsato, bastone, spalle a canestro, il suo movimento raddoppiato, cerca di farsi largo, scarica in angolo a Sagripanti da tre punti, sbaglia, rimbalzo in attacco. Il bastone è toccato però da un giocatore di Ozzano e quindi rimessa in zona d'attacco con 14 secondi da giocare per Porto Sant'Elpidio. Se ne incarica proprio Sagripanti, che ha fallito l'appuntamento con il tiro da tre punti. Ci prova da tre Borsato, sbaglia a sua volta, il rimbalzo è di Crespi che giganteggia su bastone. Ozzano in attacco con 13 punti di vantaggio. Mette a zona Porto Sant'Elpidio, prova la 2-3, la circolazione di Ozzano, Mastrangelo, il tiro da tre punti di Galassi, sbaglia, rimbalzo di Lusvarghi, però la palla è sporcata. È ancora Ozzano in possesso di palla, importante questa palla recuperata in attacco per la formazione ospite. Poi c'è un'evidente spinta in blocco irregolare da parte di Crespi su Sagripanti. Quarto fallo per Crespi. Rimessa in difesa del Porto Sant'Elpidio mentre si attende che il parquet venga asciugato. Borsato riceve ora la palla, parte il direttore di gara, serve Costa, 2.44 a giocare, meno 13, bisogna fare in fretta. Borsato per bastone, bastone, il palleggio fuori per Costa, Costa, finta di Costa, poi Borsato, arresto e tiro dai 5 metri di Borsato, non va, rimbalzo in attacco di Lusvarghi e ancora un intervento da parte di Chiusolo. Partita decisamente spezzettata, molti falli e due tiri liberi per Lusvarghi, 2.29 da giocare. Sbaglia il primo Marco Lusvarghi. Secondo tiro libero per Lusvarghi, a segno. Cinquantesimo punto Porto Sant'Elpidio, punteggio decisamente basso. 62 per Ozzano che ora attacca con Galassi, il palleggio di Galassi, scarica per Morara, Morara va a destra, va sotto da Crespi, subisce fallo Crespi e segna, e probabilmente con questa azione mette la parola fine sull'incontro. E anche il quinto fallo per Sagripanti.
non è riuscita la difesa del Pienza a contenere la prestanza fisica del numero 33 in casacca rosso-azzurra, che avrà ora il tiro libero aggiuntivo per portare i suoi a più 15. Sbaglia Malus Varghi, contrastato da Mastrangelo, non riesce a controllare, palla fuori e possesso Zano. In questo momento tutti gli episodi vanno a favore della formazione ospite, che si trova in vantaggio un rassicurante più 14. Galassi, Morara, Crespi, Galassi, arresto e tiro di Galassi, assegno, un gran bel canestro e più 16, 66 a 50. Costa, bastone, Costa, bastone, ci prova da tre punti, bastone, non va, rimbalzo controllato da Chiusolo, su di lui Balilli, che è entrato al posto di Sagripanti, che ha dovuto abbandonare il parquet dopo il quinto fallo. Galassi punta Lusvarghi, poi l'arresto e tiro da tre punti, non va, rimbalzo recuperato da Costa, accelera in palleggio, bossato da tre punti, fa la finta ed entra, appoggia di sinistro ma sbaglia, rimbalzo controllato da Crespi, poi Galassi che scambia con Chiusolo, ancora Crespi, Morara, da Mastrangelo, Mastrangelo sfida Borsato, si gira, sbaglia, il rimbalzo di bastone, bastone parte in palleggio, subisce il fallo, il fallo è del numero 22 Lolli, che era appena entrato e ha fatto il suo esordio sul parquet. Bastone va in lunetta ma sbaglia il suo primo tentativo. Segna il secondo. Meno 15, Porto Sant'Elpidio. Un minuto da giocare. Galassi in palleggio. Favali. Lolli, quintetto giovanissimo ora per Ozzano. Diciamo il più vecchio tra virgolette è Morara, però Galassi riesce a penetrare con un arcobaleno di destro, portare i suoi a più 17, partita che ormai ha veramente poco da dire. Valerio Costa ci prova con un arresto da tre punti ma canestro completamente chiuso per Porto Sant'Elpidio, il rimbalzo controllato da Favali, Lusvarghi, fallo di frustrazione. E anche Favali avrà l'opportunità di andare a referto con due tiri liberi. 30 secondi e 4 decimi al termine. 68 Ozzano, 51 Porto Sant'Elpidio. Giancarlo Favali segna il suo primo tiro libero. E fa 2 su 2. Porta il suo al massimo vantaggio, pesante anche questa sconfitta interna come l'ultima con Faenza. Sono 19 le lunghezze di vantaggio per la formazione ospite. Vantaggio tutto maturato nella seconda parte dell'incontro. Intanto Lusvarghi cerca di farsi largo, non riesce neanche stavolta ad andare al tiro per l'opposizione di Morara, che compie il suo quinto fallo. Esce anche Morara. E coach Grandi manda in campo Folli. Lusvarghi dalla lunetta, sbaglia ancora Lusvarghi dalla lunetta, va a segno il secondo tentativo, meno 18, appena 22 punti segnati da Porto Sant'Elpidio nella seconda parte dell'incontro. Ben poco per sperare di riuscire a portare a casa una vittoria contro una squadra che ha decisamente cambiato marcia a partire dal terzo parziale, e va a vincere la New Flying Balls Ozzano con il punteggio di 70-7-0 a 52-5-2. 18 i punti di vantaggio alla fine per la formazione ospite, e termina qui. L'appuntamento è alla prossima giornata
l'avversario più che ostico per Porto Sant'Elpidio sarà la Bakery Piacenza. Sportivi dalla Palasport di Viangoli è tutto, vi salutiamo a nome del canale Twins Sebastiani, vi ricordo il sito www.twinsebastiani.it o.com per rimanere aggiornati sugli eventi di basket della nostra zona.